Ciao a tutti e benvenuti. Oggi andiamo a realizzare il nostro ritratto foto in lettera 3D. Cosa significa? Andiamo subito a vedere. Siamo sull'home page di canva.com e andiamo a creare il nostro progetto Instagram Post. Io l'avevo già creato per farvi vedere l'effetto. Vedete? Questa è una lettera. Ne scegliete voi quella che volete e andiamo a creare il nostro effetto 3D. Ok? Lo vedete da qua. Andiamo a crearlo da capo. Cosa facciamo? O usate su Uploads le vostre foto di ogni tipo, quello che avete. Andiamo su foto. Io ho cercato questa foto su Instagram, cioè direttamente dal programma di Canva. Quindi la prendiamo e andiamo a duplicarla. Ok, fino a qui molto molto base. Se non avete visto i miei video sul canale YouTube Impara il tuo passo, andate a vedere la guida su Canva per le basi principali di tutto il programma. Vi ricordo che potete iscrivervi su Canva e avere 15 giorni Canva Pro gratuitamente per provare le funzioni aggiuntive che ci sono. Quindi abbiamo duplicato la nostra foto. Successivamente cosa vado a fare? Vado su Elements e vado a cercarmi la lettera. Io vado a scrivere lettera R frame, io ce l'ho in inglese, voi potete anche farlo in italiano. Su Graphics trovo un sacco di lettere che ci interessano a noi, ma per avere la lettera diretta R frame e faccio all, quindi tutti, prendo la mia lettera R e la lascio qui. Successivamente io vado a prendere la prima foto e la vado a inserire qua. Quest'altra foto al momento la lascio qui. Questo intanto la giro, quindi la muovo flip horizontal. La muovo, ci clicco due volte, la ingrandisco come voglio io all'interno della lettera, del frame, e la lascio così. Se non ci piace, la muoviamo a nostro piacimento, ok? In base al vostro soggetto, io ho preso questa foto per prova. Andiamo di nuovo sulla seconda foto, flip horizontal, così la metto uguale all'altra. Adesso io cosa devo andare a fare? In questa prima foto, quindi la lettera R frame, io la vado a bloccare, perché sennò vedete che cosa mi fa. Quindi vado qui, pallini, blocco e finalmente bloccata. Così io lavoro sulla seconda foto. Nella seconda foto io vado a modificare perché non lo voglio sfondo. Quindi vado su modifica immagine, edit image e vado a rimuovere lo sfondo. Aspettiamo che si rimuove, come vedete è stato rimosso. Vado un po' a fare questo lavoro qui, quindi a modificare un po' la foto. Adesso questa foto qui, su position, io vado su forwards invece che indietro, la voglio avanti. Perché? Perché vado a lavorare su questa foto che ho bloccato. In più, un altro passaggio da fare è andare su trasparenza e vado sui circa 65, do l'invio e io vado a lavorarci adesso un po'. Vado a lavorare e a metterla sul piano parallelo della foto sotto che ho. La posso anche ingrandire come volete voi, ok? Ma in questo caso, quindi noi andiamo a vedere come può venire. Andiamo su trasparenza, dopo che abbiamo finito tutto, andiamo sul 100. Vedete? Possiamo ancora spostarla un po', può essere, ma in realtà dobbiamo rimpicciolirla un po'. Ecco, voilà.
Dopo che abbiamo fatto tutto questo, se non ci piace, ovviamente la posizione la cambiamo. Ma vedete che poi dobbiamo giocare sulla foto che c'è sotto e trasformarla quindi in 3D. Ultimo passaggio è che io questa foto qua l'avevo bloccata, vi ricordate l'R frame, la lettera R. Vado a sbloccarla, seleziono tutto col mouse e faccio gruppo. Facendo così io gioco con la mia foto. Quindi gioco con la mia foto e successivamente vedete come l'abbiamo trasformata. La facciamo più grande, poi ci possiamo cambiare anche lo sfondo. Qua vi dà già dei colori. Giocate voi con la vostra fantasia. Se volete aggiungere altri tipi di frame, sempre qui andiamo su, che ne so, O frame, e mi viene la lettera O, e andiamo a metterci un'immagine. Vogliamo mettere la, non lo so, paesaggio di montagna, andiamo su mountain, cerchiamo e andiamo a fare questo movimento qua. Quindi possiamo creare noi le lettere dirette. Vogliamo andare su un'altra lettera, possiamo fare letter frame. Allora, scusate che lo facciamo subito. Vi ricordo che sono sempre in diretta e quindi improvviso, vado a caso. A frame su graphics non me l'ha trovato, ma per far prima abbiamo in fondo su elements tutti i tipi di frame. Quindi andiamo in fondo e troviamo tutte le lettere. Quindi io voglio scrivere un C, I, ovviamente dobbiamo anche metterlo in linea, A, lo metto in linea, O, questo lo dobbiamo mettere in linea, ok? Quindi non è proprio in linea, aspettate che manca, eccolo qua. Quindi andiamo a selezionare tutto, gruppo, e così spostiamo come vogliamo e ridimensioniamo. Quindi adesso vado a prendermi delle foto a caso, sempre di montagna. Prima lavoriamo qua. Ovviamente su ogni frame, adesso levo l'ungrap, il gruppo, su ogni frame noi ci giochiamo. Quindi spostiamo come vogliamo noi. Vogliamo mettere un altro tipo di montagna? Andiamo a prendere questa. Andiamo a prendere un'altra, se il nostro punto soggetto è la montagna. In questo caso io ho fatto questo esempio qua. Ecco, possiamo giocare così. Oppure utilizzare lo stesso frame, se volete. Quindi qua lo possiamo togliere e usiamo lo stesso. E ci giochiamo lavorandoci. Ci lavoriamo, lo possiamo anche ingrandire, quindi noi ci lavoriamo così e viene un po' tutto uguale. Qua uguale, lo tolgo e ci metto la stessa montagna, che viene bene. Facciamo un po' così e il gioco è fatto. Quindi abbiamo creato questo effetto 3D, cioè ottico, questo non è l'effetto 3D. Questo qua lo vogliamo fare come sfondo? Però in realtà non ci sta molto bene perché non crea un effetto. Quindi andiamo a selezionarci uno sfondo che potrebbe essere carino per questa immagine, per dare l'effetto. Quindi noi possiamo giocare con tutte le lettere che ci sono all'interno di Canva, mentre la prima che vi ho fatto vedere è il ritratto 3D. Quindi un nostro soggetto, una nostra foto che ci piace, la inseriamo così e fa l'effetto 3D. Se no, ci giochiamo lo stesso con le lettere, con una foto che a noi piace, poi la ingrandiamo oppure la rimpicciolisco per fare dei progetti.
Vi ringrazio per l'attenzione. Buona giornata.